Una 32esima edizione che è tutta nel segno della crescita, sia come espositori sia come numero di regioni che partecipano alla fiera dell'agricoltura. Il meteo ha messo a dura prova anche l'area della fiera, stiamo ultimando gli interventi perché fino a questa mattina c'è stato il carico e scarico, ma con le previsioni meteo odierne ci aspettiamo che sia pronto al meglio e con anche l'intervento massiccio del comune che sta risanando tutti i percorsi. Quindi è una prova di stress per la fiera, ma stiamo rispondendo molto bene, siamo contenti di poterla ospitare su quest'area meravigliosa. La convegnistica in particolare sta continuando a crescere. Quest'anno abbiamo coniugato la parte teorica con le esperienze delle aziende, soprattutto quelle più innovative, e poi anche tutta la parte degustativa, anche degli assaggi, perché chiaramente i prodotti di nicchia, i prodotti che possiamo in qualche modo promuovere anche come comitato fiera, devono essere anche assaggiati, conosciuti, per far sì che poi insomma, ecco, questi prodotti in queste occasioni possano in qualche modo essere lanciati bene sul mercato.